Di titoli, tanto per restare in gergo giornalistico, il vertice sul riordino di Palazzo Nervegna promosso dal sindaco Mimmo Gonzales ne regala tanti, tra dichiarazioni, speranze, promesse e annunci che tutti i presenti, a vario titolo, tra parlamentari e consiglieri regionali, hanno offerto alla platea. La notizia vera, però, è solo una, per quanto già ampiamente annunciata. Taranto snobba il Salento e quindi anche se stessa, con i parlamentari e consiglieri regionali ionici autoesclusi dall'incontro, ad eccezione del solo Pasquale Nessa, senatore del PDL. Lui ha la possibilità di una macro provincia che accorpi Lecce, Taranto e Brindisi, ci crede ancora. Resettare quello che ha detto, quelle che sono state le posizioni. Oggi c'è un presidente della provincia di Taranto, non c'è più un presidente della provincia di Brindisi. Chi ha iniziato queste consultazioni oggi non sono più alla pari, perché c'erano due sindaci, due presidenti della provincia, per cui se c'è questa volontà rivediamo tutto il quadro. Perché io vorrei tanto andare a Roma non per rompere o per arrivare addirittura con due posizioni contrapposte, ma per cercare di fare qualcosa di diverso. Sul fronte barocco invece la musica cambia, perché la macro provincia, ai leccesi presenti al tavolo, piace come, ma tutti, da Ria a Polibortone, passando per Maritati, la vedono come una strada non perseguibile a causa dei campanilismi, della scelta del capoluogo, dell'atteggiamento di chiusura registrato sul fronte ionico. La mia idea continua ad essere quella di tanti anni addietro, quella di rimettere insieme questo territorio. Come andrà realisticamente a finire? Con i localismi, secondo me, con i protagonismi eccessivi, con i soliti individualismi tipici del meridione. Pure io sono profondamente convinto che stiamo perdendo una grande occasione storica nel non sostenere la grande provincia Lecce, Brindisi e Taranto, o Taranto, Brindisi e Lecce. E infine chiudiamo con i brindisini, padroni di casa. Anche qui, se si esclude la posizione dell'ostunese Epifani, che difende la scelta tarantina della città bianca, la convinzione è che la futura provincia salentina prenderà vita, ma senza Taranto e senza quei comuni brindisini in fuga verso lo Ionio. Per Curto, di Fli, un'occasione sprecata. Purtroppo credo che il dato sia ormai stato già tratto. Penso che alcune modifiche potranno essere apportate nel Parlamento nazionale solamente se i parlamentari trasversalmente, al di là della collocazione politica, attivino, sensibilizzino sul tema i propri leader di partito. Vitali del PDL crede invece che i giochi siano ancora aperti, anche con risvolti chissà piuttosto clamorosi. Brindisi ha preso atto di essere circondata da comuni che sono riordinati con la provincia di Lecce. Credo che per una questione di contiguità territoriale, oltre che di interesse pratico, oltre che di cultura comune con l'area salentina, credo che Brindisi si appresti a fare la scelta migliore. Lunedì Brindisi in consiglio comunale seguirà le